Clavesana, le 4 del mattino. Non è poi un'ora così insolita per la sveglia. La vita in campagna comincia sempre prima dell'alba. Ma oggi è un giorno particolare per Paolo Chiecchio, allevatore di bestiame da sempre, come suo padre e il padre di suo padre. Oggi a Carrù, al di là del fiume, c'è la fiera del bue grasso. E Paolo Chiecchio porterà i suoi campioni come ogni anno, come ogni allevatore della zona, alla fiera. Gli stessi gesti, le stesse operazioni di una tradizione tramandata di generazione in generazione che Paolo Chiecchio compie con l'orgoglio delle 25 vittorie riportate proprio a Carrù da suo padre Giovanni. Allevava un solo bue Giovanni Chiecchio, due al massimo. Gli bastava un solo sguardo per scoprire in mezzo a tanti giovani animali quello che dopo qualche anno sarebbe stato il suo campione. Era un giovedì della metà di dicembre del 1910, quando si svolse la prima fiera del bue grasso a Carrù, centro del commercio e della vita economica, agricola e culturale di una zona assai fiorente. Fino dalla prima edizione ufficiale della fiera, ne sono divenute simbolo le gualdrappe, tutte rigorosamente dipinte a mano, con cui venivano premiati i vincitori. Quelle stesse gualdrappe che ancora oggi i macellai espongono con orgoglio nelle loro botteghe per dimostrare che lì si vende la carne migliore, quella dei campioni di Carrù. Un tempo era il re stesso che concedeva al trionfatore della fiera una grossa e pesante medaglia d'oro. Oggi, eccezione fatta per la medaglia regale, rimane invariata l'importanza del premio conquistato alla fiera di Carrù, il cui nome non è stato certo appannato dalla nascita di altre più recenti fiere. Come quel freddo mattino di più di 80 anni fa, uomini e animali percorrono la stessa strada, oggi naturalmente a bordo di camion, ma non è poi cambiato molto da allora il paesaggio. Lo spettacolo offerto dal tanaro, immobile nella morsa del ghiaccio, quasi caduto anch'esso in un sonno letargico. I calanchi, che si innalzano all'improvviso dalla pianura, rendono maestoso e sofferto il paesaggio di queste zone, quasi solcate da un immenso aratro. Solchi imponenti, che rimandano al secolare lavoro del vomere e i volti della gente dei campi, solcati da rughe antiche, duri di una fatica di cui non ricordano l'origine. Una Carrù d'altri tempi, era il 1958, lungo le strade solo qualche rara motocicletta. La guerra non era poi così lontana e il boom economico sarebbe giunto di lì a poco. Ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità.